Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione di Social Pharma Tabloid in questa edizione. Vecchi scontrini addio, dal 1 luglio scatterà l'obbligo telematico di invio dei corrispettivi. Ad essere interessati gli esercenti con volume d'affari maggiore a 400.000 euro, per gli altri scatterà dal 1 gennaio 2020. Gli operatori, comprese le farmacie, possono assolvere all'obbligo della trasmissione dei corrispettivi mediante due differenti modalità, con un registratore di cassa telematico, detto ERT, integrando il flusso dei dati fiscali con quello del sistema ATS. Lo scontrino elettronico servirà a trasmettere direttamente all'Agenzia delle Entrate i dati comprovanti l'acquisto. Farmacia indipendente incalza Federpharma sul codice etico. Abbiamo molto apprezzato l'annuncio dell'approvazione di un nuovo testo di regolamento teso ad impedire i conflitti di interesse da parte di chi siede in consiglio di presidenza e ci dichiariamo da subito molto interessati ad ampliarne gli ambiti applicativi. Ad affermarlo i rappresentanti di Farmacia Indipendente, Alfonso Misasi e Alfredo Orlandi, in merito al codice etico di autoregolamentazione approvato nei giorni scorsi dal direttivo di Federpharma. Orticaria cronica spontanea. Le società scientifiche contestano il Ministero e l'AIFA. Al centro della questione la rimborsabilità di omalizumab oltre i 12 mesi. Secondo gli esperti è l'unica terapia efficace per l'orticaria cronica spontanea, con oltre l'80% di risposta positiva, e propongono un incontro urgente con l'Istituto Superiore della Sanità per risolvere la drammatica situazione in cui versano centinaia di pazienti malati di orticaria cronica spontanea. L'AIFA ritira un lotto del collirio Trovadex. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione pervenuta dalla ditta produttrice riguardo gli errori di stampa presenti nel foglietto illustrativo del medicinale. Trovadex, collirio e unguento oftalmico contengono un'associazione di due medicinali. Il desametasone, che appartiene alla classe dei corticosteroidi e ha un effetto antinfiammatorio, e la tobramicina, che appartiene alla classe degli antibiotici aminoglicosidici. In Germania è prevista dal 2022 la sostituzione dei biosimilari nelle farmacie. I farmacisti tedeschi potranno essere in grado di sostituire i biosimilari dall'estate del 2022. Il provvedimento si inserisce nel quadro più generale della legge sulla maggiore sicurezza nella fornitura dei medicinali proposta dal Ministero della Salute tedesco in risposta ai recenti scandali sulla sicurezza farmaceutica che hanno interessato la Germania. Successivamente si potrebbe estendere anche ai biosimilari l'obbligo di sostituibilità attualmente applicato ai generici, in base al quale i farmacisti sono tenuti a dispensare il farmaco più economico in assenza di altre indicazioni. È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana o in alternativa on demand sul portale socialpharma.it.